Namaste, io sono Edith Brave, bentornati ad un altro episodio di Darkest Dungeon. Direttamente dall'azione, iniziamo direttamente con la missione. Ho fatto un paio di modifiche, intanto ho messo un po' di gente a recuperare un po' dallo stress. L'ho deciso di fare off camera, vediamo se così riesco a fare episodi un pochino più brevi che ci mettono meno a renderizzare e andiamo più sull'azione. E ho messo tra l'altro tutta la preparazione di che cosa ci portiamo dietro, lo potete vedere qua, mi porto dietro solo cibo sto giro. E ho messo tutti quanti i trinchetti, ho fatto in modo che ogni missione che facciamo tiro via tutti i trinchetti e li metto i migliori ovviamente a chi viene, perché è inutile tenere i trinchetti a casa migliori. Quindi vediamo un po' come ce la caviamo. No, vediamo, vediamo, per adesso tranquillissimi. C'è qualcosa? Nope. Abbiamo la brutta tosse. Bravo Bubu. Facciamo bene. Allora, che giro facciamo per esplorare il 90%? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 9 stanze, quindi vuol dire 7 secondo questo gioco. Quindi possiamo fare così e così e evitare questa stanza qui. Prendi un'altra malattia? Ti prendi un po' di cibo. Se abbiamo così tanto cibo, forse non conviene neanche andare a prendere. Andare a prendere cose speciali. Ok, ancora niente. Nature herself. No, mi sono dimenticato la palla. To the spreading corruption, malformed with misintent. Mi sono dimenticato di portarmi dietro la palla, ma va bene lo stesso, siamo quasi a buio pesto. Un po' di soldini. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Oh, eccolo qua. Primo combattimento con. Siamo stati sorpresi, ok. Tu puoi colpire tranquillamente da qua. Vediamo di farli sanguinare. Tu da qua vai anche abbastanza bene, quindi vai di giudizio. El Thor! Tu dovresti essere un pochino più avanti. Tu invece da qua vai bene, però hai pochissimi PF, hai 21 PF rispetto agli altri, non è neanche tanto, neanche pochissimo. Vai di incisione? È indifferente che se siamo sorpresi o siamo in diversa posizione effettivamente. Ah, girami pure, se hai coraggio. L'unica è esatto, è proprio il fatto che lui si prenderà più colpi, probabilmente. Vai, Ugo! Quante cavolo di volte mi tocca? Ok. Bravo, Ugo. Perfetto. Puoi andare avanti a curare a questo punto. Cura divina su tutti. Ah no, fai cura su uno, tu non hai la cura in generale. Vai avanti a cercare di farli sanguinare. Ancora sanguinando, siamo un po' stressati, ecco, questa è l'altra cosa. Continua a curare. Continue the onslaught. Destroy them all. Ups. Così si fa. Give them no quarter. Ok. Non è andata male, eh. Mi piace il fatto che questo gruppo possa stare in qualunque posizione. Riesco a fare qualcosa. Andiamo su di qua. Ancora un po' di cibo.
missione molto stressante questa, però è uno stresso. Abbiamo già quasi finita. C'è un'altra carcassa. Dobbiamo stare. Ok, abbiamo due schermaglie ancora sorpresi, ma non è un problema. Quindi sappiamo che questo gruppo può essere sorpreso abbastanza tranquillamente, non mi interessa la posizione. Ah, diciamo scherzi. Dimenticato. Tu in prima posizione non puoi starci, direi. Danni contro Empio. L'unica è sei tu che non puoi stare in prima posizione. Vai di coltellaccio. Tu non puoi stare in ultima. Quindi ci sono delle posizioni in cui non va bene. Soprattutto, cioè, il discorso è lui, il discorso è gli altri magari sì, ma è Simon che può stare ovunque. Vai di esplosione nociva. Confidence surges as the enemy crumbles. A questo punto vieni qua. A quanto pare si può muovere di due. E tu vai di spadone. Maintain the offensive. Au. Au au. Ok. Quindi bene. Il discorso è il maestro di caccia effettivamente ha questa caratteristica in più che può stare ovunque, ma gli altri no. Ho sbagliato a muovere. Tu devi andare qua e tu devi scambiarti con lei. Ok, continuiamo. Direi che abbiamo ancora una stanza da affrontare. Bagaglio dimenticato. Ah, ottimo. Ho portato anche. Non credo di aver portato uno stack intero di cibo. No, mi sa di sì in realtà. Ok, andiamo anche nell'ultima stanza. Ignoriamola perché l'ultima volta che abbiamo visto una cosa di quel tipo mi sa che è finita molto male. Battimento? Esatto. Ok, vediamo allora cosa possiamo fare contro questi se sopravviviamo. Intanto vediamo di farli sanguinare come si deve. Allora, tu direi che puoi cominciare. Un gruppo nemico rimuove tutti i cadaveri, certo. Tu comincia a fare danno. Possiamo ucciderne uno, vedi? Puoi fare la bomba più silente, puoi mordere tutto e andiamo di malus vari 4x3 per quella cosa, con l'avveleno, ottimo. Vai ancora lo vedo. 8x3, wow. Slowly, gently. 10 danni. Veleno e sanguinamento in combinata contro questo funziona benissimo. E tu? Pensavo di poterlo finire con questo, ma no. El Thor! Bravo Marino. Ok, come vedete il fatto che abbiamo un buio pesto ci vengono dati un macello di roba e abbiamo finito la missione.
Giusto per... vediamo che non ci sia niente. No, finiamo la missione. Quindi alla fine ci abbiamo speso circa 1000 e ci abbiamo guadagnato 3000 più 3000, quindi 6690 più questo che per solo il brigante, più 4 atti, più questi atti che ho trovato qua. Quindi alla fine abbiamo fatto un bel po' di roba. Avanti, un po' di fermezza in più per loro, non hanno livellato. E qua abbiamo un cattivo battitore e le vertigini, che è verde. Perché non è rosso e verde? Ah, perché è la... no, la malattia. La malattia non è segnata là. Va bene, ritorniamo indietro alla base. Tra l'altro non avevo visto come ha recuperato gli altri, right. Molto buone. Qua abbiamo... si è sottoposto a un trattamento efficace. L'abbiamo tolto dalla sala alcolista, Sir Beltway. Tu hai smarrito il dato insanguinato, va bene. Ha passato una notte in città ed ha recuperato 56, per questo devo toglierli agli altri. Ha sviluppato una dipendenza dall'alcol ed è Svitoschi, è diventato alcolista. Si è dato ai piaceri della carne e ha recuperato 81 di stress. Ottimo. Quindi adesso possiamo prepararci per la prossima missione. Prima vorrei vedere se riusciamo allora con 10 atti, mi sa che non basta ancora. Possiamo aumentare il numero degli orari disponibili a 4, ma io voglio aumentare questo prima. Abbiamo sì altri tombaroli, Elion eccetera, ma devo aumentare più eroi per farli partecipare di più. La lista non mi serve. Qua potrei diminuire questo. Questo lo possiamo fare, costa ritratti. With enough ale, maybe they can be inured against the horrors below. Questo lo possiamo fare. Spendiamo meno soldi nel corso del tempo. Qua abbiamo degli oggetti molto fighi, però costano un sacco. Posso venderti oggetti? Se di no. Ah, maiuscolo per vendere. 50. No, non so neanche male come cosa. Questo possiamo venderlo. Cos'è sempre? Ah, ok, vale. Ok, quindi me lo richiede più volte. Va bene, abbiamo guadagnato qualche soldino in più in questa maniera. Va bene lo stesso, perché tanto non mi interessano neanche quegli oggetti lì. Quindi abbiamo detto, per aumentare il fabbro... possiamo aumentare il fabbro anche. Adesso con 10. Sì, mettiamo questo. Così adesso possiamo tirare su. Intanto decidiamo chi viene nella prossima missione. Allora, avventurati. Adesso qua siamo a livello 2. Siamo a livello 2 ovunque tranne qua. In realtà le missioni sono ancora di livello 1. Detto Civica i cadaveri. Attiva 3 cadaveri infetto. Questa è nuova. Corona non comune. Questo è un oggetto raro. Questo è molto raro. Di livello 1. 15% di danni più 30 probabilità di abilità sanguinamento. Questo è molto utile come cosa. Anche questo è molto raro. Più 3 critico, più 3 velocità, meno 10 probabilità virtù. Maschera del Berserk. Tutte e due medie, sono tutte e due boss. Megera Vizzita e Principe Suino. La Megera Vizzita sappiamo che è il boss, è il primo dei boss che dovrei affrontare di questi. Allora, se dovessi andare contro la Megera Vizzita, chi dovrei portare? Dovrei portare... dovrei portare Saladar, Gotrek, Simon in teoria, ma in pratica no perché non può. Quindi questa missione non la facciamo adesso, facciamo questa.
Sì, facciamo questa con Svitonski, con T-Bolt, che deve stare in seconda o prima, con Eddie, ok, può venire Eddie, o Danilo, può venire Danilo. E può venire Kadrin. Ok, direi che ci organizziamo con questi. Quindi vediamo, vedrò di equipaggiarli e sistemare tutto quanto. E magari ci vediamo direttamente al prossimo episodio. No, prima andiamo un attimo in gilda. Allora vediamo di potenziarli velocemente. Non in gilda, in fabbro. Adesso possiamo fare così e vedete adesso c'è la mutazione progressiva, adesso dalle catene arrugginite c'ha le catene di ferro. Poi abbiamo Kadrin che si accende la lucetta e dai paramenti laceri diventa al paramento dell'apprendista. A Svitolski dalla balestra semplice diventa la balestra rinforzata e dalla piastra di seconda mano diventa piastra d'occasione. E T-Bolt dalla mazza del Fante diventa la mazza del soldato e dalla stecca traballante diventa l'armatura della recluta. Quindi abbiamo personaggi adesso che hanno un pochino più di difesa anche. E possiamo continuare ad aumentare le varie cose man mano che andremo avanti. Abbiamo speso un po' di soldi in più, ma direi che comunque ci manteniamo con una buona percentuale. Vediamo di mettere Beltway a pessimo scommettitore, quindi lo mandiamo al bordello piuttosto. Adesso costa 1.300 anziché 1.500. Bubu. Tra l'altro tu hai la tosse, che dovevo curarti, ma va bene. Al sanatorio ci mandiamo Bubu a curare la brutta tosse. E ci mandiamo... devo curare un po' di tratti negativi. Bello che c'ha, è un baro e quindi non può giocare, non può meditare e non può andare al bordello, quindi può solo bere, tipo. Però si stressa anche molto, quindi curerei una di queste due se proprio dobbiamo. Se no, chi abbiamo? Ugo che è alcolista, Marina c'ha la presa debole, tu c'hai alcolista e testimone. Scommettitore. Paura delle grotte. Contro che curioso. Patata. No, non mettiamo nessuno qua. Teniamoci questi 6.009 e avventuriamoci allora nel prossimo episodio di questo Darkest Dungeon di Space Brave. Namaste, be brave.